tanti ritornelli. Salve a tutti, salve. Buon mercoledì, Luciano. Mercoledì, sì, siamo arrivati al mercoledì e io ho salutato a salve oggi. La deve dire, mi sento che la sta dicendo e la dirà. Perché? Non ti guardo. Vabbè, salve. Ecco, che veramente un saluto, un tributo. No, ma c'era un conduttore televisivo un tempo addietro che saluta e diceva sempre salve, non ricordo. Lubrano, poverino. Ascolta, io invece saluto tutti i mercoledì all'ascolto. Sì. A figlia della famiglia Adams, mercoledì. Mercoledì. Mio personaggio favorito, dopo Morticia, tu lo sai, ecco. Hai capito, l'abitino ora ho collegato, nero, la famiglia. Ora ho collegato il discorso. Vabbè. Bello, no? Potremmo essere Gomez e la Morticia, ci manca la famiglia Adams, ma fra poco arriverà. Lasciamo. No, la Lella, chissà se vuol fare parte della nostra famiglia Adams, la Lella blu. C'è già nella famiglia Adams. Sono Morticia. C'è già, è bionda, ma credetemi, è sempre di nero vestita. Certo. Lella, vieni in mio aiuto. Andiamo con Lella blu. Ecco, lei invece non è di nero e di blu. Quindi, sì, anche Lella blu, grande professionista, grande cantante, grande orchestra che ha girato tutta Europa veramente alla grande in tantissimi locali importanti. E allora ci sarà Lella blu per ritornelli. E vai. Domani cambierà questa fretta di vita. Jukebox Daddy, che lo dico e lo ripeto, l'ho già detto anche altre volte, ho detto ci sono tantissime dediche, tantissime, ne riceviamo, purtroppo non le possiamo fare tutte, ne possiamo fare una al giorno. Una al giorno. Se avete voglia di avere un compleanno, una cosa, ditelo per molto tempo, prima, perché sennò poi dopo non lo possiamo fare, ma in ogni caso ci sono tante dediche, la nostra redazione ne sceglie una. Certo, cerchiamo di privilegiare, insomma, chi prima scrive. Ecco. Una whatsappata ci arriva da Tresivio Sondrio in Lombardia ed è Deborah che scrive per Orazio.
Dedico al mio grande amore Orazio questa canzone per San Valentino. So che ho scritto tardi. Se non fosse possibile per il 14, potete fare la dedica qualche giorno prima? Grazie mille, vi seguiamo su Telecupole, Deborah. Quindi non ci anticipiamo. Deborah, oppure My Funny Valentine. Però la canzone non è quella. È bellissima, il titolo è bello, si chiama Per l'Eternità ed è cantata da Marianna Lanteri e da Renzo Biondi. Alla grande, carissimi grande, amici. Grande, Renzo. Alla grande. E allora andiamo con... Jukebox dediche. Bene, adesso andiamo con una canzone che canta Paolo, tra l'altro un bellissimo swing che mi piace tantissimo, una canzone che ho scritto un bel po' di tempo fa, proprio per farla cantare a Paola, con un arrangiamento bellissimo secondo me che ha fatto Gianluca Sibaldi. Vero. E allora insieme... Ma guarda, non lo noterei questo arrangiamento. Piena di swing, me la rivedo proprio volentieri. E vai, Paola Belloni. Non lo noterei. Sono un giorno
Facciamo partire la sigla, Paola. Dai. Andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Curiosità. Vai così. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Ma scusa, ma ci sono le persone che vanno in giro da soli con la mascherina? Dove ce l'hai la FFP2? Eh? Dove ce l'hai la FFP2? In macchina. In macchina, così poi non ti funziona. In macchina, perché io monto tantissima gente e ho bisogno di avere la FFP2, sai? Cosa fai, il taxi ultimamente? Faccio il taxi driver. Che devo fare? Le serate non si fanno più. Faccio il... come si chiama? Ascolta, il taxi driver. Faccio Uber. Uber Allen. Uber Allen, però. Uber. Okay. Ascolta, caro ragioniere. Sì, mi dica tutta. Che anno era quando sei riuscito a diplomarti? Vergogna. Allora, avevo 19 anni, perché sono bocciato. Ah, quindi, ecco, un anno. Sì. Quanti anni sei bocciato? Due. Tua mamma, buona insegnante, maestra felicissima. Signora, io le sono nel cuore veramente. Ho bocciato due anni e poi sono diventato ragioniere e sono andato a lavorare. Ho lavorato 6 anni. In ufficio? Sì. Tu? Sì. Sicuro? Cioè tu gestivi, amministravi qualcosa? Allora, due anni in ufficio e 4 anni in una conceria. Da Malvolti si chiamava. Salutiamo Europe, ciao Beppe. Non è mai fallita la ditta? No, assolutamente. Sto scherzando. E io ero aiuto del padrone, insomma. Quindi, wow, braccio destro, braccio proprio destro, oh. Poi dopo arrivò a un certo punto, mi disse: devi scegliere o il lavoro o il lobby. E io dissi: scelgo il lavoro. E feci questo mestiere qui, perché sì, ma è vero, perché per me, cioè, l'altro era... capite la comicità di Graziano, no, Salvadori, no, che arriva proprio anche... Però era la verità, perché io in realtà in quel momento lì non... cioè, iniziando a lavorare, però non guadagnando come sto facendo ora... Quindi le cose non cambiano. Dovevo andare a fare... facevo il ragioniere. Poi dopo, invece, poi iniziai a fare la professione nell'86, come ho visto prima un altro vostro ospite... Romagnolo, che ha detto che è iniziato nell'86, anche io iniziai nell'86. Iniziai. I verbi, ragazzi, non sono questi iniziare, in italiano. Chi sta cercando di studiare da casa, no, soprattutto allora, tua mamma, io, se ti sente. Io volevo dire, ecco, ai giornalisti, sì, che quando si usa questi termini, tipo che lo cercassero, che lo facessero, sì, di solito se loro ci fanno caso è che lo facciano e che lo cerchino. Sì. Quindi, cioè, i verbi vanno coniugati, l'italiano, sì, ha una coniugazione, no? Sì. E bisogna cercare di farla. Ora io capisco... cioè tu c'hai la tua coniugazione, che è quella propria, proprio, questa di Graziano Salvadori. Vengino, vadino, faccino. Mamma, mi fai venire l'orticaria. Sì. Ecco. Bene. Bene. E adesso andiamo con la baciata. L'hai imparata benino. Ma che imparato, Io le scrivo le canzoni, non le posso ballare. Tu le fai ballare agli altri. Abbiamo anche delle ballerine qua intorno. Se mi metto a ballare io faccio pure una figura brutta, volevo dire un'altra cosa, due volte, con me stesso e anche con chi ci guarda. Però in ogni caso questa è una bella baciata. Tra l'altro ci sono due versioni, una fatta in spagnolo, una in italiano, ma devo dire che la gente anche durante le nostre serate preferisce quella in italiano. Vero. E allora andiamo con... Confermo. Una promessa. Quando sento la brezza del mare, io sto in silenzio ad ascoltare, e se riesco a fermarmi un momento, getto via la tristezza nel vento. Perché il mare mi ricorda di te, come un'onda ti infrangi su me. Tutto il tempo che passa è il tempo migliore se resto con te. Se il nostro amor sarà infinito, solo il tempo lo dimostrerà. Non servirà una promessa o un giuramento di fedeltà, perché ogni giorno lo confermerà. Thank you.
sentimento d'intensa passione non si confonde con una illusione. Tu per me sei l'unico valore che ti allontano ogni dolore. E se un dubbio dovesse arrivare, una carezza potrebbe alleviare. Ogni piccola ferita scomparirà se mi curerai. Se il nostro amore sarà infinito, solo il tempo lo dimostrerà. Non servirà una promessa, un giuramento di fedeltà, perché ogni giorno lo confermerà. Se l'amore è pazzia, voglio perdere il senno per te, tutta la vita nella follia, questo è il premio che voglio da te, il mio giuramento di fedeltà. I nostri inviati speciali, che sono poi Cristiano Chesi e Ci, si trovano in una città labronica. Eh beh, dove il De suona, la città dove il De suona. Dove sono nati i Beatles, perché i Beatles sono nati a Livorno, si chiamavano infatti The Beatles, no? Io mi domando e dico, se un telespettatore si collegasse adesso, no, vabbè, sulla nostra emittente, si spaventerebbe. È una battuta. È una nostra battuta, ma che non è poi così tanto. Ha incresciosamente venduto a comici di stazza nazionale, sì, e la stanno ancora utilizzando. Molto più che stazza, di tazza. E l'ha venduta lui, capito? Allora, vabbè. Andiamo con... gli inviati speciali che purtroppo sono a Livorno, vabbè. Ciao Luciano, siamo collegati di nuovo da Livorno con i nostri collegamenti speciali con l'inviato speciale Cristiano Chesi di Ritornelli. Parlo veloce perché oggi ho un'intervista molto importante da fare con Federica. Con Federica, che è una Livorne. Sì. Sì, cioè lei è doc. Quante generazioni c'hai a Livorno, Federica? Boh, cioè, mi dice Doc, come minimo deve avere un sunto. Tante, si perde nella notte dei tempi. Bravo. Tu hai parenti in America, Australia? No, tutta a Livorno. Livorno. Della livornese Doc. Io, allora, parliamo di storia, visto che abbiamo toccato la geografia. Per esempio, tu sai, per esempio, Carlo Magno. Certo. Certo che? No, dico Carlo Magno. Che ha fatto? No, dice Magno. Magno, vabbè, solo aveva fame. Aveva fame, e gli disse magna. Ha bevuto anche. Beve anche. Esatto, quindi abbiamo parlato di storia con Federica, vedete le nostre conversazioni di storia. Sono molto veloce. Io Luciano ti saluto da Livorno, io e Federica. Allora parliamo così a sillabe. E ci vediamo la prossima volta sempre qua da Livorno. Ciao, alla prossima. Michi Del Prete, Ricky Gianco, conosciuti tanto tempo fa, sì, con i quali ho anche lavoricchiato un po'. E allora questa canzone è probabilmente uno dei primi successi addirittura proprio di Celentano, che è Ora sei rimasta sola. Però in questo caso ce la fanno ascoltare molto candidamente, ma molto bene, il Ringo Fox. Ora sei rimasta sola, cerchi il mio viso fra la folla, forse sulle tue piccole le mani stai piangendo il tuo passato, ma domani chissà se tu mi penserai, allora capirai che tutto
vita così a niente servirà, che tutto intorno a te più triste sembrerà. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente. Ora sei rimasta sola. Lentamente, 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 lentamente. Vi salutiamo, ciao a tutti, bacioni, 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 mi raccomando state sempre con noi, noi ce la mettiamo tutta per farvi passare questa mezz'oretta così in allegria e piena di musica, oltre che tutto il resto. Sai Luciano, mi è venuta una rima, ma di quelle proprio improbabili. Dai. Bacioni, bacioni, bacioni da Luciano Nelli e Paola Belloni. Che sforzo, ma veramente quasi quasi, guarda, quasi quasi mi prendo un Nobel, non so, allora, tipo vabbè, poi ci un scrive. Nobel alla comicità, cioè no, non c'è, ma me lo faccio, guarda. Sono cioè. Bravi, sono belli, ecco la Paola ed il Nelli, insomma. Al ritornello. Ti è, capito? Ciao. Ciao. Lasciamo perdere. Ciao a ciao tutti. Domani. Ciao. Quanti ritornelli